Avvia registrazione. Ci siamo? Sì, ok. Ah, ragazzi, devo rispondere a De Midio. Perché ha fatto un video su di me, ovviamente. Ok, Emidio, mettiti comodo, adesso facciamo un video tutto dedicato a te. Di qualche... Beh, il tuo video è stato di 15 minuti, vabbè, cerchiamo di fare la stessa cosa. Poi ci sarà il commento, quindi ti mando a 1,25. Vediamo. E... O magari a 1,50, non so. Partiamo, partiamo, Unico problema, siccome non mi va di prendere le cuffie. Ah, voi direte che cazzo è questo unicorno qua, questa specie di minatore qua. Niente, la povertà mi impone questo setting, diciamo. E niente, andiamo a sentire di cosa. Da un lato qui c'è la Roma che sta giocando col Torino, importantissimo, per dire. Poi ne parleremo. Perché ovviamente sto facendo uno special, ragazzi, che a luglio ho detto che ci sarà questo special sulla terza versione del calcio. E ma per farlo come si deve, tu devi seguire proprio partita per partita, certe partite, non tutte ovviamente. E documenti questo fenomeno del calcio, ok? Ora, partiamo col video in questione che è dedicato ad Emilio. C'è un po' di ventola che va qua perché praticamente questo povero MacMini sta gestendo un bel po' di cazzi adesso. Diretta streaming, ovviamente così, non streaming, streaming così proprio, cioè. Poi, OBS che sta registrando, il video là di Emilio che sta girando, un po' di cazzi. E io che sono mangiato il miele come una orsa comprato da mammina e Emidio mi dice ma perché non ti spari? Cioè che cazzo, qual è la vostra soluzione? Perché effettivamente nei miei video può sembrare che io non dia nessuna soluzione, però siccome ormai le cose le ho già dette 2 miliardi di volte in altri video, niente, che cazzo non è che non perdiamo tempo, insomma. Alziamo un po' il volume. Allora, io Vediamo. Non mi funziona il faccio volume. analizzare, ve lo dico subito, quello che succederà. Io Ma perché in salsa? sarò seguito da Il volume non funziona più. tante regioni, sia in Italia sia all'estero. Questo Dio mi ha detto di dirvelo e succederà. Quindi tu, Emidio, tu dici che Dio ti parla adesso. Prima avevi dei dubbi, poi Dio ti riparla, dici che è senza dogma, poi Dio ti riparla, poi dici ma che cazzo è questa stronzata di Dio, Dio è cattivo. Cioè, non si capisce. Cioè, quindi, e poi ti chiedi come mai la gente non ti segue. Proprio per questa cosa qua. Cioè, tu addirittura volevi fare un canale sul sociale. E per cambiare le cose qui eccetera eccetera, volevi 100 iscritti, no? L'hai fatto ultimamente questa cosa. Eppure, dopo 2 secondi dopo hai messo un altro video dove dici ma chi cazzo me lo fa fare sta cosa a me, no? L'hai messo qui nella mia cameretta. Ecco, tu sei talmente fuori dal mondo, caro, caro, che in albanese significa una bella cosa, che cioè, tu stai sul tuo mondo totalmente, però io purtroppo sono costretto a farti questo video di risposta, perché poi tu te la prendi quando io ti sbatto la mia opinione, ovviamente, perché tu te la prendi, ovviamente, e poi ti fai la bua e cominci a dire di qua e là. Mi hai interpellato e adesso ti faccio vedere. Sentiamo se no pensa ne esci. Voglio fare una premessa. Attaccano a Giovanni Lindo Ferretti, no? Che lui ha partecipato a queste congreghe massoniche, massoniche. Allora, non esistono casi in cui i rettili, come li chiamo io, cioè quando tu sei un rettile che ti fanno fare il capo di una band, fai musica che verrà venduta al popolo,
non sei un tu non puoi cambiare, tu sei già del rettile, hai il sangue giusto nel senso del rettile, la lingua biforcuta. Il rettile non può mai cambiare e andare con Dio. Poi tu dici anche che tu sei rimasto cristiano, io no. Guarda che non è dire che sei cristiano che significa essere buoni. Uno può essere, infatti io più va avanti la vita, più sono convinto che quelle etichette che la gente si mette, che io sono credente o meno, non vale un cazzo. Per me è più cristiano mia madre che non crede in un cazzo, piuttosto che tu, che vuoi fare la bella vita con quel playboy là, l'arroganza eccetera, e vuoi il tuo camper dove fare questa vita così a cazzo. Mia madre invece si è sacrificata, ha fatto me, e ancora si sacrifica con questo cazzo di bambinone del cazzo che si è fatto, che ha avuto la disgrazia di... Però lasciamo perdere questa cosa. E quindi a me, cioè, io valuto di più una persona del genere piuttosto che uno che dice di essere cristiana, però nei frutti la vedi, insomma. Lasciamo perdere, è un po' complicata la cosa. Comunque andiamo avanti. Allo stesso modo io dico che io di essere un cristiano, a differenza dei cristiani che, come ho scritto anche in chat, sono i meno cristiani che conosco, i cristiani, di solito. A parole, oh, loro vanno a pregare, eccetera, eccetera. In realtà... Sì. Sì, tutto è possibile. Cioè, non è che è possibile, è così. Ma che cosa dico io? Io dico, ognuno può ravvedersi. Guardate che il fatto che continuano ad attaccare la cristianità, perché Giovanni Vinto Ferretti sta facendo questo percorso di ritorno alla cristianità. Ma scusa, ma se quando muore un rettile lo portano alla cazzo di chiesa, tutti pregano, eccetera, eccetera, lo sbattono in mondo visione, che cazzo di attacco lo dici? Ma se il Papa te lo mandano ogni domenica, ci sono proprio le TV proprio dedicate a quella roba là. Non capisci? E nessuno sa se è uscito da quelle congreghe. Quindi noi andiamo a giudicare il passato di Tizio Gaio, è sempre quella la strategia. Chi fa questi atteggiamenti demoniaci rimane nel passato. Però dovrebbe anche spiegarci che cosa significa Elohim, cioè significa futuro. Quindi non è un atteggiamento ricorrente questo di... Andate a fanculo voi e tutto questo gergo del cazzo biblico del rettile, tutta roba del rettile, mi fa vomitare ormai. Io guardo come cazzo si comporta una cazzo di persona, se è stronza o meno. Questo guardo io. Occhio contropiede da Roma. E caso ha preso il palo, caso, ma non è giusto, caso. Dalla vedere solo il passato della gente, come il faraone che fu affogato, il popolo del faraone fu affogato nel passato. Poi questi cazzi di mongoloidi che si prendono tutta questa conoscenza di sta minchia del rettile, fanno poi i sapientoni con quell'altro che magari non sanno questa... e hanno la fortuna di non essersi programmato con queste merdate massoniche, esoteriche, tutte queste minchiate bibliche. Ripeto, ragazzi, io guardo come cazzo si comporta una persona. Lì nella Bibbia vedo tantissime cose che sono ovviamente giuste, ma alla fine in quanti le mettono in pratica quelle cose? Molto pochi, diciamo. Diciamo, quando tu dici che Dio ci ha insegnato l'io, questo è il tuo Dio che vuoi tu, infatti questo, quello che fate voi è quello che fanno tutti alla fine, è modellarsi la Bibbia, diciamo, perché la Bibbia ha anche questa capacità di essere molto modellabile a piacimento, e uno se la modella un po' a come cazzo gli pare a lui e dice, lo vedi, l'ha detto la Bibbia, almeno abbiate il cazzo di coraggio e di oh, così mi piace vivere, non mi rompere il cazzo, non ci voglio mettere nessun tipo di approved by the Bible, by the Bible. Vogliamo aprirci a questa cosa? Eh sì, perché ti dà un bel potere, cioè... Approved by God! Holy shit, bro! Let me hide myself behind the light of Lucifer!
Coscienza, no, no. La luce perché è rossa, dici tu? La luce è rossa perché di notte la luce rossa è meglio. Assolutamente no. Poi possiamo mangiare la roba avvelenata del rettile, però la luce mica a caso dovrà essere buona, eh? Che cazzo? Ragazzi, noi siamo una merda più assoluta, noi abbiamo i peggio acciacchi, ma tu pensi che io non ce l'ho gli acciacchi, Emidio? Ce l'ho e come? Ma è quello che te becchi per essere un cazzo di topo da laboratorio del rettile. Noi mangiamo la merda del rettile, ragazzi. Tutto questo è merda del rettile. Vabbè, questo dice che è miele fatto così qua in Abruzzo, però ognuno per fare qualcosa da mangiare deve essere controllato dal rettile, se no lo denunciano. E il rettile gli dà certi modi di fare questa pappa per gli schiavi, che è avvelenata. Qualsiasi cosa che noi mangiamo, mettiamo, ingeriamo, anche la più bio, la più salutare, deve passare le regolamentazioni del rettile. Quindi non esiste cosa buona. E quindi alla fine noi ci ritroviamo a un certo punto ad avere tanti acciacchi, proprio grazie al rettile e grazie al fatto che siamo dei senza coglioni. Vogliamo vivere nelle nostre fantasie. Lui dice che io non c'ho la soluzione. La soluzione l'ho detto 2 miliardi di volte, ma non voglio stare qui a ripetere sempre le stesse cose. Anche perché tu sei un po' piccolo e ti spaventi quando parlo di quelle cose là, insomma. Ti spaventano queste cose. E ok, andiamo avanti. Preferiamo attaccare per rimanere nella nostra intolleranza del cazzo, perché se io vengo a vedere il buco del tuo culo, ci scommetto che non è così pulito, no? Ah, Emidio, ma ti sei già scordato? Cioè, se tu apri un video mio qualsiasi, io dico quanto cazzo sono zozzo. Quindi è inutile che mi dici queste cose. Io non c'ho il buco del culo, io sono un buco del culo totale. Non c'ho sporco solo il buco del culo, sono tutto sporco, cazzo. Lo capisci? I miei adesso stanno cercando di, non lo so. Anche perché dalla coscienza ti spinge a cercare qualcosa, perché non puoi stare così, ovviamente, come sto io. Cioè, io potrei dire, ah, ma sì, ma io do all'umanità, do questi video. No, non è questa cazzo di pappetta che mi sto mangiando, me l'ha portata mammina, per dire. Quindi, sono fiero di quello che faccio, lo dico apertamente. Potrei essere attaccabile e attaccato da chiunque, non me ne fotte un cazzo. Io dentro di me sento che è più giusto stare così, cioè è come se dico, do la colpa a chi mi ha fatto di pesare peso su di loro, capito? E perché moralmente trovo, ho già parlato di queste cose, lasciamo perdere, andiamo avanti. Penso com'è per tutti. Allora noi ci comportiamo come adoratori nel buco del culo degli altri. Ma è ovvio che ognuno c'ha i difetti qua. Ma tu sei cristiano? Ah, giusto, tu non sei cristiano. Quindi perdono, la tua testa non rientra. Rientra solo che c'hai ragione tu. Capito come litighiamo, ragazzi? Io nel caso di Emilio, mi costringe lui a usare questo tipo di dialogo perché non te fa commentare, per dire. Ma più che altro, ah, ecco, stavolta ho aperto i commenti. Cioè, lui è fatto in un certo modo. Solo che per qualche cazzo di motivo, siccome magari abbiamo comunque certe cose che combaciano, ancora perdiamo tempo l'un l'altro, cioè, anche se poi lui si fa male quando gli rispondo, eccetera, eccetera, e io quando vedo le sue stronzate mi metto a ridere, poi dall'altra parte mi metto a piangere, eccetera, eccetera, per il momento va avanti un po' sta cosa, però non può durare più di tanto, perché prima o poi lui ha il suo mondo, lui ha il suo mondo, cioè, un cazzo, non capisce quanto è grave la situazione. Dice che la soluzione ce l'ha il rettile che ha cambiato, vi dirà per Ferretti qua, diciamo, andiamo avanti. C'hai ragione tu e dobbiamo seguire a te. Seguire a Ma me. fai video, no? Fai video con queste foto. Ma le voglio vedere, no? Cioè, le voglio vedere a te. Adesso personaggio pubblico, voglio vedere a dove finisci. Dopo Ecco, uno che dice così non capisce che chi è un personaggio pubblico, ho detto prima,
è un cazzo di rettile. Tu non ci finirai mai, neanche per sbaglio, lo vuoi capire o no? Non fanno l'errore, non c'è l'errore del rettile. Non è mai esistito l'errore. Loro sanno con chi cazzo hanno a che fa. Sanno i demoni che ha dentro questo prima di finire là a parlare al pubblico, a cantare per il pubblico. Ti ho fatto vedere i cazzo di testi delle canzoni. Se andate a vedere i testi di canzoni, che cazzo di messaggi mandano quelli? Tu dici, ma quello è il passato. Quello è il passato, dici tu? Ma se tu vedi l'album che aveva fatto negli anni 80, era la cazzo di Madonna. Quindi lui non è che si è convertito. La Madonna è una cosa del rettile. Che a te piace o meno. Lui l'ha messo nella cazzo della foto dell'album, la copertina dell'album, negli anni, fino agli anni 80. Quindi figuriamoci, questa gente non fa niente per sbaglio così a cazzo. Lui era con la Madonna che sarebbe Sofia, Lucifer. Infatti c'è anche una canzone su Sofia dove parla proprio di Lucifero, però lasciamo perdere. E poi addirittura CCCP, che erano i Soviet, no? Adesso non mi viene, però C... è una S in cirillico, che cazzo ne so, e la P è una R, Russia, no? I Soviet, cazzo in culo, come cazzo è, andate su Google, vedrete. Quindi comunismo, quindi lui spingeva il comunismo quando a quegli anni, diciamo, era bello far prendere certe divisioni alle pecore, no? Però tutte queste cose, caro mio, tu non le... Non ci arrivo, non so cosa dirti, che cazzo ti posso dire? Almeno abbi la pazienza di non... abbi l'umiltà di capire che... di giocare con quelli del tuo livello, Emilio, ma non con me. Cioè, se tu non capisci che questo qua è un super mega rettile, e il super mega rettile è super mega rettile a vita, da quando è nato fino a quando muore, mi dispiace per te. È come se sono, se vogliamo usare questo gergo cristiano, sono posseduti e saranno posseduti a vita. È come se per loro non c'è proprio un cazzo. Ado dice, ah, però dobbiamo perdonare. No. Per gente che ha fatto quei testi là e non si vergogna, per dire. Dove cazzo sta la vergogna sua nel dire, scusate questi pezzi dove... Ti ho messo là nella canzone tutti i bei testi che ho raccolto così al volo. Sono andato sul suo Wikipedia, cosa semplicissima che potevi fare anche tu, ma purtroppo non ci sei arrivato, e ho messo e vado a vedere che cazzo di messaggi mandava questo vomito di essere non molto tempo fa. Ok? Però tu dormi. Due secondi, ti mandano tutti a quel paese e tu c'hai questo atteggiamento ipocrita del cazzo. Tu fai finta di non tirartela, tu sei un ipocrita del cazzo. E a me non me la racconti. E a chi sta con me non ce la racconti. Ma tu sei un poraggio, sei ancora al livello di tirarsela. Cioè tu ancora non hai capito che cazzo di noi siamo vivi per grazia del rettile adesso. E infatti siamo... Questa è la bravura del rettile. Il rettile. Quando in Albania, un albanese negli anni del comunismo, quando io ero piccolo, queste cose me le hanno raccontate, allora ero piccolo, non capivo queste cose. Ma se qualcuno, quando c'era il comunismo in Albania, diceva che non c'era il miele, dice, minchia, ma i negozi sono vuoti, non c'abbiamo un cazzo, sono andato a cercare il miele, non c'era. Ti prendevano e ti internavano nel gulag, lontano nelle montagne sperdute dell'Albania. L'Albania c'ha anche posti, c'ha le Alpi anche, molto freddi. E quindi questa era la nostra Siberia, li mandavano nella Siberia albanese, diciamo, ok? Solo perché osavano criticare il sistema. Ma tu pensi che la stessa cosa non sta accadendo anche a noi? Tu ti trovi nel tuo gulag, il tuo gulag è stare con mammina là. Io mi trovo un po' più fortunato perché papino mi ha lasciato, perché anch'io stavo con le scorregge di mio padre qua. Ok? Quindi questo è il nostro prezzo da pagare. Tu, in questa cazzo di merda in cui noi ci troviamo, tutti vuoi fare addirittura l'arroganza, vuoi essere figo, io, eccetera, eccetera. Cioè tu stai totalmente fuori, mi dispiace per te. O meglio, tu stai dove cazzo stai, va bene così, se ti va bene così. Io sto nel mio mondo un po' negativo, diciamo, dove vedo tutto nero. Ok?
non capisci che gente come noi non ha niente a che fare con il Lindo Ferretti, con niente del mondo. Siamo piccole diamanti in questa marea di merda, lo vuoi capire o no? E come noi ci sono stati tanti che hanno avuto i coglioni di andare contro tutta la massa, di finire in Siberia perché dicevano che questo sistema era una cazzo di schiavitù, preferivano rischiare di andare lì in Siberia. A noi porca troia ci dice bene, porca troia, che stiamo qui, abbiamo tutti i beni materiali eccetera, non è che soffriamo il freddo eccetera. Questi stavano nel cazzo di prigioni a mangiare col freddo e tutto il merda proprio. E così sarà per sempre per chi andrà contro le masse. Tu, almeno questo è il consiglio che cerco di darti, te li devi scordare le pecore, non hanno niente a che fare con noi, sono delle merde che ti venderebbero, non ti faranno mai fare un cazzo, mettitelo in testa, nessuno ti farà fare un cazzo, perché se tu vuoi fare i soldi in questo mondo è talmente tarato alla perfezione che non ti fa fare qualsiasi cosa che a te ti piace, a livello proprio di coscienza, di tutto, una cosa che a te ti piace, non ti farà mai fare soldi. Per quanto il rettile a te nei cazzoni là di YouTube ti dice ah, guarda, puoi fare quello che ami, ma che cazzo stai a dire? Non puoi fare soldi con la roba che ami. Quindi, questa è la cosa, andiamo avanti. Ti annullo. Perciò fatti i tuoi video divertiti. Perché quello puoi fare, sei tu che lo ammetti. Non puoi fare altro. E quindi cosa può rispondere un topo a un ricco? Niente. Meno male che sei un ricco, ma topo. Per me tu sei un topo, ovviamente. Puoi fare il figo e ridere quanto cazzo si pare, ma... cazzo, ho cliccato male. Tu. Tadashta. Allora, Giovanni Ringo ha partecipato a ste cose. Bene, non è che avevo tutti sti dubbi io, eh. Cioè, direi del personaggio. Ma qual è la differenza? Che io l'ho valuto da adesso. Io adesso sto dicendo. A parte che se tu entri in quelle categorie, in quelle logge, tu adori Lucifero. E Giovanni Ringo l'ha detto in un periodo della mia vita. Sta gente, allora questi vanno a prendere queste cose, no? Poi non vanno a studiare la persona, chi è, il percorso di vita, quello che ha fatto, no. Cioè tu c'hai il tuo blog di sta minchia e che prendi a quello lì solo per raffigurazione, non è avere l'identità, se c'è un percorso, se c'è un cambiamento. Ecco perché ti puzza il culo. Allora, tu hai appena visto il video che ho fatto e già ti sei scordato. Vai a vedere chi cazzo ha parlato della Meloni, eccetera, eccetera. Roba abbastanza recente. Però tu purtroppo non vuoi vedere. Questo io dico, vai, stai nel tuo mondo. Tutte quelle schermate che ho fatto vedere, cioè, non è roba antica, ok? Perché probabilmente questo qui aveva fatto parte di queste cose, no? Ma a me interessa. A te ti interessa? Il cambiamento. Il cambiamento? Scusa, nel video inizia dove dice... sia che parla bene sia di Salvini che della Meloni. Questi sono politici abbastanza recenti, non sta parlando di tanti anni fa. Dimmi tu dove cazzo sta la cazzo di cambiamento. Gli occhi sono cambiati, non ha più quello sguardo, è un'altra persona. Oh. Ma letteralmente adesso parlo delle ultime annate, questo non interessa a me. Poi ha partecipato eccetera eccetera, ma pure Meluzzi. Pure Meluzzi era dentro a ste congreghe, ma magari aveva pure il risentimento da qualche parte, che lo sai, no? Se stai in quelle logge tu vai a vedere solo l'interesse dei tuoi fratelli, consortari, e basta, degli altri non te ne frega niente. A me fa schifo la pecora, ragazzi, quando parlo dei massoni. Ma perché al lavoro non facciamo le stesse cose noi? Eh? Ragazzi, qualsiasi cosa che noi vogliamo puntare il dito sul cazzo dei massoni, lo facciamo noi. Anche noi abbiamo una nostra combricola, il lavoro, vogliamo aiutare solo chi ci fa interesse a noi, ma noi siamo uguali, ragazzi.
Noi lecchiamo il culo a chi ci può aiutare e odiamo e ammazziamo quello che non ci può aiutare, perché è un poveraccio. Quale cazzo è la differenza? La smettete di fare sti cazzo di video e parlare dei massoni. Ragazzi, l'avete visto che cazzo... Cioè... Ci siamo perso. 2020, ragazzi. Sto a dire, probabilmente Meluzzi si è beccato quell'ischemia proprio perché ha continuato a vivere questa filosofia umana, pur rimanendo in quelle logge, là non puoi uscire, se tu esci, ti ammazza. Oppure fai un percorso, come sta facendo Giovanni Lindo. Bel percorso. Ferretti, di redenzione. Allora, uno ci vuole credere a queste cose, non ci vuole credere, beh, sono fatti tuoi, io ci voglio credere. Ma ci credo anche da cose oggettive, da come mi sento io. Ecco, ecco qual è la cosa. Cioè, tu pensi che quelli che fanno un percorso di cambiamento, di risveglio, questa cosa può riguardare anche le pecore. Questo non potrà mai succedere. Le pecore sono sempre state così e così saranno sempre. Mi dispiace, Emilio. Cioè, vorrei tanto farti capire questa cosa, che qui siamo noi soli contro tutti. Tu ancora ti stai aggrappando a questi pupazzi del rettile che ti danno una speranza, per dire, no? E mi dispiace anche perché tu pensi magari questo ti può anche aiutare, perché tu pensi che l'unico modo di farcela è se qualcuno ti dà una mano. E questa cosa è abbastanza stupida, perché noi alla tua età, per dire, tu saresti già vecchio, avresti dovuto già farti una cazzo di casa, una capanna, avere le tue bestie, che cazzo, fare tante cose, sapere tante cose, come muoverti, avere figli, eccetera. Invece sei un relitto di essere umano che, arrivato a 33 anni, quello che cazzo ce n'hai, come me ovviamente, si aspetta che qualcuno lo aiuti. Tu non ti rendi nemmeno conto quanto sei ridicolo a dire questa cosa. Purtroppo, mi dispiace tanto, non lo sto dicendo per prenderti in giro, eccetera. Lo dico soltanto per dire in che cazzo di merda siamo finiti. Dove addirittura speriamo che i rettili ci aiutino. Cioè, è più schiavitù di così, non lo so. Io non è che sto a vedere la realtà esteriore. Io la valuto in base a un quantum interiore. Cosa che non è possibile, perché se tu devi difendere il tuo gruppo, de sto cavolo, e tu rimani fisso là. Ma è inutile che continui questo cazzo del gruppo. Gruppo di che? Chi cazzo sto difendendo io? Che cazzo? Quindi, cioè, scusa un attimo. La stessa cosa che avverrebbe nei cazzo dei commenti di YouTube, per una questione di libertà di espressione, la gente si è spostata su Telegram. Che cazzo di differenza c'è? C'ho la mia combricola io? Non riesco a capire questa cosa. Ragione io, eccetera, eccetera. E lui è un contrattacco del Torino caso, attenzione, ha quasi segnato Torino caso, eh! Minchia! Ma forse pure Morissano, no? Forse pure Morissano fa parte di quelle logge, si è scriato in culo al mondo, perché lo sa, perché se continui nell'azione umana, rischi che ti fanno la pelle. Poveri. C'è un rischio. Poi, se Morissano è vero o no, quando parla di Dio, lo sa lui. Io lo so da dove parla rispetto a Dio. Lo so. Ma come mai tu non hai mai parlato della parrucca di Morissano? A me una persona in parrucca mi dice già tante cose. Boh. Io mi ha detto di profetizzarti. Cioè di dirvi, seguiranno a me varie regioni d'Italia, sia in Italia sia all'estero. Succederà questo. Cosa? Poi ci convertiremo tutti a una donna? Parliamo di creazione, perché il resto a me non me ne interessa niente. Di creazione cosa c'è? C'è solo di ipocrisia, di rabbia verso il mondo. Ecco cosa c'è da quella parte. Allora quello può portare qualcosa di buono, per quanto sia accurato. Io non sto a mettere in dubbio, non è accurato, ma vuole vedere su una parte che fa comodo a lui. Non vai a vedere l'altra, perché tu sei a prescindere contro. Tu ti sei creato l'idea che la cristianità è una favola, e basta. E basta.
Guarda, da questa parte l'ho messa in dubbio la cristianità, ma mi ci ritrovo dentro, ancora. In modo neutrale, lo dico. Io non devo difendere niente. Allora, io... Io... dipende da che cazzo ci fa uno con questo strumento potente che è la cristianità, no? Se uno lo fa, lo interpreta come lo interpretava Bill Cooper, per me ottimo, è un ottimo strumento il cristiano. Il cristiano è potenzialmente molto molto cazzuto, ragazzi, perché non ha paura di morire, ok? Ma cristiani non ce ne sono, o almeno che lo interpretano in questo modo come mi piacerebbe che lo interpretassero i cristiani. Per questo io, diciamo, quando critico la cristianità, è questo, cioè mettere in dubbio, troppo forte, vediamo se, mettere in dubbio, come, queste sono le borse d'acqua calda, questo modo che ha il cristiano moderno di interpretare, cioè di come comportarsi nella vita di tutti i giorni, no? Ok? Che io metto in dubbio, perché è come se mi dice, minchia, ma questi stanno con le mani in mano, fanno un cazzo, per dire, no? Ripeto, non che io sto facendo qualcosa. Però di questi tempi, ragazzi, già non lavorare per rettile è già qualcosa, secondo me. Già aver capito che non sto contribuendo al rettile, con il lavoro che faccio tutti i giorni, già qualcosa. Già fare video dove dici queste cose apertamente, mettendoci la faccia e tutto, è già qualcosa. Già vedere il calcio tutti i giorni è già qualcosa. E anche se ovviamente io lo copro dicendo che ah, perché lo sto facendo per una sua incursione di studio del calcio, ovviamente. Certo, certo, come no. In realtà, quando ti trovi veramente nel gulag, nella cazzo di prigione, dove nessuno la pensa come te, a quel punto devi scappare in qualche mondo virtuale, diciamo. E io ho le mie bambolette da pettinare, ovviamente. Niente, non faccio parte di questo. Ma lui pure, ragazzi, lui è un poveraccio che sta da solo, spera che non sta, cioè dice, cerca di convincersi che non, in realtà non è così male la situazione, ma lo capisco. Cioè, quando noi ci siamo risvegliati tutti quanti, ci siamo risvegliati in step, e il primo step di risveglio sei ancora, cioè, ancora non capisci e non vuoi capire in che cazzo di merda ci troviamo veramente. Ma più vai avanti, più scopri questi veli e vai alla verità, più ti rendi conto che è minchia. E quindi posso capire lui che ancora, diciamo, ha scoperto i primi veli, forse, e non vuole accettare, insomma, di quanto cazzo è triste la cosa, che qui non c'è nessun pensatore per dire che io posso fare... Posso dire che è mio, mi appartiene. Io, l'unico che purtroppo non ho salvato di tutta la gente che ho studiato in questo percorso così di risveglio è stato Cooper. Però anche lì ci sono dei dubbi, ovviamente, no? Non è che non ho dubbi su di lui. Però comunque sia, alla fine lui mi sembra l'unico che in qualche modo ha fatto qualcosa che mi piace, diciamo, no? Andiamo avanti, vediamo quanto riusciamo. Zio, lo dico da essere umano. Allora, voglio vedere uno come mette in dubbio questa cosa. Può solo dire, se la ricrede, ci crede lui. Non puoi dire altro. Non puoi dire altro. Ti puoi inventare quello che vuoi. Cioè, sei tu che non ci vuoi credere, io che ci sto dentro. Basta. Ok, ma il tuo credere, che cazzo ti fa, ti comporta? Quale cazzo, qual è il tuo sacrificio? Il cristiano si sacrifica, Cristo si è sacrificato, noi nella nostra vita, mia madre, per dire, è molto più cristiana di me, secondo me, perché lei si è sacrificata, ancora oggi si sacrifica per me, ma io mi sento un pezzo di merda in confronto, cioè io finché non avrò fatto almeno un centesimo di quello che ha fatto mia madre con me, con un'altra persona, io mi sento sporco, porca troia, ok? Quindi questo è, dove cazzo sta il nostro sacrificio? Qual è cazzo il tuo cazzo di sacrificio? Dimmelo da grande cristiano, da grande fedele quale sei. Non voglio fare lo stronzo adesso che ti indico tutte le minchiate tue, però almeno state buono, no?
e smettetela di cazzo di giudicare le persone solo se hanno questa cazzo di etichetta o meno. Guardate le persone come cazzo si comportano. Sono stronzo o meno. Io sì, ho fatto dei video dove ti prendo in giro, ma comunque non sono come io ti maledico, ma quell'altro io ti maledico, manco lo calcolo. Entra lì come te in chat, posta un'immagine dove mi prende in giro e poi se ne va. Un po' come facevano con Cooper, e Cooper chiamava questo che lo chiamava e gli faceva gli scherzetti e poi se ne metteva giù, lo chiamava Poopy Diaper, cioè un bambino che ha il pannolino sporco di cacca ancora e mammina ancora non l'ha pulito, diceva. E cazzo mi fa uno così, no? Però questo è, però oggettivamente da queste due, che una può essere vera e l'altra falsa, da queste due che cosa vediamo? Da una parte c'è uno che crea cose originali, sta parlando di se stesso. Ecco, questa umiltà che hai è poco cristiana, Emilio. Non puoi dire di te stesso le cose che hai fatto, perché non è molto cristiano. Non so se qualcuno te l'ha mai detto questa cosa. Non, è proprio un tuo difetto questa tua arroganza, diciamo, di dire che tu crei e gli altri no. Io non devo stare qui a dire le cose che ho creato a te, perché altrimenti farei la stessa cosa che fai tu. Ma come direbbero i cristiani, io so, cioè Dio sa, o comunque le persone che hanno un po' di cervello sanno che io non sono un cazzo di zombie, una mebba che non ha fatto un cazzo nella vita, ma non è che devo elencarle a te qua. Comunque ci sono video che parlano delle mie creazioni, cioè sia a livello fotografico, a livello di basta non, cioè. Altro no, oggettività, questo è oggettivo. Tu che cosa credi? Di tuo? Niente, assolutamente. Voglio vedere cose originali? Assolutamente. Non ci sta? Niente. Non ho creato né musica, né grafica per il sociale, cioè di pungenti, vignette così. Non ho creato niente di tutto. Cioè, non ho fatto video abbastanza creativi, dove critico cose del sistema, eccetera. No, non l'ho fatto tutte queste cose. Solo tu. Solo tu fai musica dove che la intitoli scopami le budella e vendimi il cazzo, una roba del genere. Solo tu. Quello purtroppo non sono arrivato a tanto. Io, a me mi interessa questo. A me mi interessa portare il mondo generalmente avanti. Non stavo a vedere puntigliosamente tutto. E quanto sia interessante, no? Sì, quello lì ha fatto parte, eccetera. Ma l'ultimo percorso, se andate a vedere, quello che sta a fare? Sì. Che si è convertito? La foto con Meloni, sì. Se vuoi analizzare, devi analizzare tutto, no? Certo. Ma a te ti è bastato vedere la foto col cavallo che bacia il cavallo per dire che questo qua o che dorme nella sua cameretta da poveraccio? Scusa, ma quello è un servizio fotografico, si chiama. I retti sono maestri ingannatori e tu ci caschi? E io capisco perché tu ci caschi, perché nessuno vuole capire che qui in realtà la realtà è che noi siamo in pochissimi contro una marea di gente che gliene fotta un cazzo di giustizia, di libertà, di niente tutto questo, ok? Attenzione, perché il Torino sta quasi per segnare, ma la Roma si è difesa bene a caso, faccio anche un aggiornamento live, partita molto molto importante a caso, a livello di, per arrivare E poi, nei limiti, facciamo anche l'avvocato del diavolo, nei limiti, guarda che fa molto di più sta capolo di massoneria piuttosto che la gente, fanno molto più questo, la muratoria. Cioè loro almeno creano un loro ordine sociale, mettiamola così, per i loro interessi. Però almeno è uno pseudo-ordine, anche sulla gente, sulle masse, diciamo così. Se non ci fosse quello, tu dici, ma va tutto ai loro interessi. Va bene, leviamo quello e vai a vedere la gente come si comporta. Le bestie. Allora meglio che ci sta quello, no? Al posto che non ci sta niente. È come se stai dicendo, ma in questa cazzo di prigione queste guardie ci portano da mangiare, tengono pulite queste cazzo di prigioni, le camere sono tutte, c'è la luce che ci entra, guarda, ma se lasciassero queste bestie qua, ci ha fatto caso che in prigione le bestie che sono in cattività litigano o si ammazzano, fanno cose così, ecco, se noi lasciassimo questa prigione in mano
a queste detenuti, noi ci ritroviamo la merda nei muri. Questo sta dicendo Emilio. La gente è bestia perché si trova in una cazzo di prigione. Altrimenti, se fosse programmata da quando nasce in una società sana di mente, non sarebbe bestia. È semplice. È il sistema che ti porta a essere bestia. Solo pochissimi di noi riescono a fare uno sforzo enorme. Attenzione, rigore per la Roma, caso, ma è ingiusto, caso, ma guarda che hanno pagato l'arbitro, caso, ma non è giusto, guarda, ma a caso ha pure segnato Dybala, caso, ma non è giusto, caso, ecco, ma come caso si fa, ma guarda, mi dispiace, caso, nel Torino giocavo un albanese, caso, io sono un po', capito ragazzi che cazzo di condizioni siamo qua? È una cazzo di prigione, Emilio. Quindi, però, ripeto, in questa cazzo di prigione, comunque sia, nessuno ti mette la pistola in testa e ti costringe a fare cose ancora. Anche se sono convinto che, se mai la gente si ribella, se mai, però secondo me la gente è già stata creata per essere schiava, secondo me, da retti. Non so il caso, ma mi viene questo dubbio, perché non come cazzo fa la gente a non avere nemmeno in testa questo... Questa cosa che ti dice che c'è qualcosa che non va, no? Come mai la gente non ce l'ha questa cosa? Ecco, Dybala fa così, ragazzi, quando segna, e ci sono i cinesi qua che fanno così. Hanno fatto vedere i tifosi che fanno... Queste sono le cose che parlerò nel video del calcio, ragazzi. Questo cazzo di zombismo qua. Però, quando tu capisci che questa gente è tarata in questo modo, a quel punto neanche... Infatti per questo non mi va più nemmeno di fare video più di tanto, no? E infatti i video li faccio su di te, perché tu dici, ah, perché se non parlassero di me non hanno nient'altro da dire. Li faccio su di te, perché ormai capisco che questi miei video sono buttati lì a perla ai porci, proprio, no? Ma nel caso tuo, io spero, siccome sei tu che vuoi questo tipo di rapporto tra di noi, io, però lo capisco anche, anch'io se avessi un qualcuno che magari mi corregge su certe cose, magari me la prenderei, eccetera, eccetera, la prenderei male. Ma questo è, vedi questi video come se io ti voglio bene, per questo faccio questi video. Poi ovviamente io sono la mia testa, e nella mia testa, come tu hai detto adesso, almeno lui sta cercando di migliorare il mondo, pure io nella mia testa hai detto prima che sto migliorando il mondo, ma tu cosa fai? Cioè nella nostra testa, ragazzi, noi siamo, pensiamo che siamo i giusti, i meglio, eccetera. Ciao, per... Poi sì, d'accordo, quelli inneggiano a Lucifero e tutte queste cose, ma almeno... loro inneggiano a Lucifero solo per farti credere, cascare nella minchiata, nella dicotomia ateista credente. Tutte queste cose sono fatte solo per dividere le pecore, per creare i poli. Minchia, ha segnato il Torino, ragazzi, è pareggiato. Caso? Bene così. Queste ci sono cose che disegnano, in tutti i sensi. E in pratica, questo è tutto questo gergo cristiano, e anche anticristiano, tutto è voluto per alimentare le due fazioni. Cioè il mondo, il rettile deve alimentare, deve programmare le pecore, sia essere non credenti, sia essere super credenti, ok? Perché poi li usa questa divisione. Il top sarebbe non schierarsi, prendere il meglio da tutte e due le parti e basta. Non ho pseudordine sociale, perché sta gente, io non vedo che c'ha questa capacità, non lo vedo. Quindi a parametri di realismo. Sì, dice, la gente, cioè i detenuti, non hanno la capacità di vivere normalmente. E te credo, sono detenuti. Meglio quello. Vogliamo prendere lo Zagami. Lo Zagami è sindacabile, no? Perché? Chiaramente lui fa parte di quelle logge, lo sanno tutti. Ma, cioè, lo Zagami sta a fare un impegno sociale che pochi stanno a fare. Quindi io che devo dire lo Zagami? È un venduto, ma che è? Lo posso dire, ma quello che sta a fare lui umanamente, poi uno va a vederlo, lo scopre, però quello che sta a fare lui, la gente non lo fa. Vatti a vedere il video che ho fatto su Zagami, per favore, non voglio ripetere le cose. Pur che
che sta in quelle logge. Lui ancora alimenta questo destra-sinistra, lui è pro-Trump e tutte queste minchiate qua. Quindi non capisci che anche lui è funzionale, non sta aiutando nessuno. Però tu, come ti ho detto, sei ancora... è difficile per te mollare e realizzare che nella realtà qui nessuno sta facendo un cazzo. Perché ti ritrovi nel cazzo di Gulag se fai qualcosa. Io, noi possiamo ancora parlare qua. Tu ringrazia che c'hai ancora 5 iscritti, 6 iscritti. Perché puoi dire liberamente le cose, se poco poco. Anche se non c'è questo rischio, perché non ci sono i numeri. Cioè, i nostri canali sono qua liberamente accessibili a tutti, ma nessuno ci viene. Però se mai dovesse venire qualcuno, il rettile ti attacca, non ti fa parlare. Quindi noi stiamo parlando solo fra di noi. Chi è che guarda i tuoi video? 5 views. Sono io e qualcuno della mia chat che guardano i tuoi video. Perché bene o male sei guardabile. Anche se dici tante stronzate, ma sei guardabile. Ok? Perché bene o male ci capiamo quello che stiamo dicendo, no? Ma questo è. Tu devi capire che siamo in pochi in questo cazzo di... a questo livello. E tu ancora sogni, perché segui il cazzo di rettili che ti programmano, ah ma io sono spirituale, e pensi, ma quella gente non capisci che ti sta portando comunque a una in un cazzo di canale del rettile comunque. Comunque. Ma almeno cerca di dare un ordine sociale. C'è questo, la gente non lo fa, neanche questo. A voglia. Questa è la visuale settoriale che c'ha la gente che dice no, il mondo è brutto e cattivo e io ho la mia bolla, il mio gruppo, eccetera. Non hai questa percezione di vedere le cose in vari colori. Quando tu dici no, tutto bianco e tutto nero, stai a casa tua. Non lo so, cioè, e io ci ho messo, non so quanto tempo ci sto a riuscire, anni, per portare la mia musica online, non per farne una cosa interiorizzata, ma... Purtroppo tu sei programmato dal rettile a pensare che tu devi far sentire la tua musica agli altri e gli altri ti devono dare soldi. Questa roba è un orrore, purtroppo, che solo i schiavi moderni possono arrivare a concepire un orrore del genere e vederlo come normale. Tu la cazzo di musica la suoni quando hai finito di zappare la terra, Emidio, se fossi mai una persona libera. E non chiederesti cazzo di soldi alla gente perché sei brava a strimpellare le cazzo di chitarra. O vuoi capire che la gente è diventata famosa con la musica perché sono pupazzi del rettile? Ma che cazzo? Cioè che io sto in giro e suono la mia musica, io per arrivare a creare sto progetto ci ho messo il sangue e in tutto sto percorso c'è stata una cosa, la fede. Nelle cadute più gravi, la fede l'ha riportata in vita. Poi la fede è un inganno? Vediamo come vuoi. Di fatto è così. Se non c'era la fede, io l'ho schiattato. Non ci fosse stato. Almeno quello lì prova a creare qualcosa. Questo sto a fare il discorso ateo, no? Per cercare sempre la conversione. Cioè, quello almeno sta a creare qualcosa. Tu che cazzo stai a fare? Esattamente. Dillo caso. Che cazzo stai a fare? Tu invece che stai con il reddito di cittadinanza, lasciamo perdere, non voglio... No, mandare questo odio, così, da tutte le parti. Capito, gli sto... pop in the bubble, si dice in inglese, no? Gli sto far scoppiare un'altra bolla, un altro suo eroe che ha appena trovato. Ma questo gli ho fatto da sé, dall'inizio a lui, purtroppo. Cercavo di fare del bene, ma ovviamente... È come se vuoi svegliare qualcuno, ma lui voleva ancora dormire, per dire, no? Va bene, credi che Lindo Ferretti là ti aiuterà ed è buono perché ama la Madonna. Auguri. Inizio, vero? Voi sì che starà a cambiare il mondo, isolati così. Lo voglio vedere a parlare con la gente. Con... Il mondo non potrà mai cambiare, Emidio. Lo vuoi capire o no? Qui l'unica cosa è morire... Secondo me questa è l'unica cosa. Avere i coglioni di morire come è morto Bill Cooper o meno. Avremo la... Cioè, nel senso, io la vedo così. Per quanto tempo ancora ti farai... Cioè, più tempo noi stiamo su questa terra,
più significa che stiamo succhiando cazzi. Non ci stanno cazzi qua. Non ci stanno cazzi. Quindi la cosa è: quanto tempo ti ci vuole per tirare fuori i coglioni e fare quello che è giusto? Tu trovi ingiusto che ti trovino la cazzo di casa di mammina? Esci, urla, è già fare video, è già qualcosa. Però non devi chiedere le minchiate che ti ha messo in testa il rettile, cioè fare il musicista e girare. Non devi prendere niente del rettile, né le macchine, né un cazzo. Devi andare a zappare la cazzo di terra. E loro, se qualcuno ti viene a rompere cazzo, come ho già detto, tu ti ribelli fino al punto dove il rettile ti ammazza. Questa è la cosa giusta da fare. Almeno questo. Quindi ti è chiaro adesso come la penso io? Ti è chiaro? Lo spero, perché ogni volta mi dici stai facendo qualcosa. Il fare qualcosa come lo intendi tu, che ne so, votare o che cazzo, non so quale cazzo sarebbe il tuo fare qualcosa, pregare la Madonna, che cazzo dovrebbe, o qual è la tua fare qualcosa? Per me è quello, che quando qualcuno mi viene a romper cazzo perché sto zappando la terra per cazzi mia, o magari mi dice, ma questa terra è mia. No, hai rotto il cazzo, tu ce n'hai molte troppe di questa terra qua. Questa me la zappo io perché ci devo mangiare. Levatevi dal cazzo. Se qualcuno mi viene a romper cazzo, io gli faccio male. Finché loro mi faranno male perché sono più di me. Così la vedo io. Questo è fare qualcosa per me. Il tuo fare qualcosa qual è? Parlare qua di minchiate e poi pregare la Madonna e Gesù Cristo? Quale cazzo è la soluzione per te? Adesso sono chiaro, ci chiariamo piano piano. Primo che passa è trovare una concordia, seppur minima, per portare una persona a cambiare. Ma con quell'atteggiamento che ci avete voi, non fa. Ecco, portare una persona a cambiare. Le persone non potranno mai cambiare, Emidio. Questo è difficile da accettare. Ma sono totalmente di un'altra specie, devi vedere come un'altra specie. Sì, devi essere buono con loro, eccetera, eccetera, ma finché ce la fai. Che c'ha energia, ma più di tanto non puoi star lì perché sono dei bambini. Questo è. Tu ti immagini mai che la gente dopo il 2020, dove hai visto che cazzo sono capaci di fare le pagole, tu ancora pensi che la gente si può risvegliare? Cioè, se la gente non si è risvegliata nel 2020, quando cazzo si potrà mai risvegliare? Mettetelo in testa. Siamo da soli qua. Siamo un difetto di fabbrica. Siamo totalmente diversi dal 99%. Quindi o abbiamo i coglioni noi di fare qualcosa, o non speri un cazzo, non aspetti che la gente faccia o che la gente si unisca. O fai tu, perché facendo sicuramente ognuno di noi, a quel punto il rettile dice che minchia, questi sono pazzi, questi preferiscono morire per la libertà, e a quel punto ci lascia in pace, non penso, però questo ci potrebbe mai dare un minimo di speranza. Ma se siamo così, come dei coglioni, ancora aspettiamo che un guru ci guidi? Semplice, questo è. Un po' come fa quella cazzo di mamma con i pulcini, che gli arriva il serpente del cazzo, che li vuole ammazzare i bambini, o la vuole ammazzare, e quella c'ha i coglioni, porca troia, di col cazzo del becco a mandare via il cazzo del serpente, che t'avvelena. Questo può fare una persona che veramente ai coglioni a combattere con un cazzo di rettile che ti sta per avvelenare. Questo è. Prende proprio un cazzo. Ecco la realtà qual è. Poi vattene a pigliare il culo. Se quello è vero e quello è falso. De fatto quello sta provato. Tu non stai a fare un cazzo. Okay. Questo lo parla di Tizio Caio. Va a fare dopo la biblioteca per vedere. Mascherone, e fa pesare della loggia. Tutta questa cosa negativa, basta. Te la fa un culo, va. Ha rotto il cazzo. Io non parlo mai dei massoni, tra l'altro. Perché a caso io sono un massone! Non l'avete capito ancora! E infatti dico sempre nei video che, minchia, il 2020 chi cazzo è che ha fatto veramente male? Cioè, magari l'idea potrebbe essere stata concepita da poche menti, diciamo, nascoste. Ma chi l'ha mandato avanti ci siamo stati noi, no? Veramente. Hai finito, Emilio? Dai, più o meno questa è la chiusura. Possiamo anche chiudere qua. Fuma. Ma veramente, verrebbe dati, ma piglia una corda e piccali. Adesso faccio. Cosa gamba da fare? Vado subito, guarda. Oh no.
caso in datemi una spiegazione. Guarda caso che mi impico, Le accoppiate tra di voi? Caso, guarda che mi hai sulla coscienza poi. Spiegatemi quale cazzo è la vostra soluzione. Caso. Spiegatemi qual è. Te l'ho spiegato finalmente, Emilio. Tira fuori i coglioni che non hai. Vuole fare il dissing? Ah, traffagulo, veramente. Ad maiora al prossimo. Ad maiora al prossimo, ok. Ma guarda, guarda i video che mi suggerisce YouTube, ragazzi. Guarda in che cazzo di merda ci troviamo. Mi suggerisce i video di calcio. Capito in che cazzo di merda ci troviamo? Chiudiamo qua, che meglio. Ciao Emilio. E tutti gli altri che hanno seguito.